La politica industriale deve essere centrale, come va garantita la sicurezza dei livelli occupazionali. Per questo l'UGL Metalmeccanici ha dato vita ad un sit-in davanti alla prefettura all'Aquila, che si svolge in contemporanea in altre prefetture italiane. Al governo si chiedono strategie per rilanciare il settore automotive, il cantieristico e altri, bloccando i licenziamenti per tutto il 2020 e prolungando la NASPI, mettendo in sicurezza i lavoratori. In particolare in questo momento della chiusura del lockdown che ha procurato per forza maggiore uno stallo della produzione. E vogliamo consegneremo al prefetto un documento e il prefetto poi sarà lui a consegnarlo alla Presidenza del Consiglio. In tutta Italia c'è un problema economico, ma soprattutto un problema di stallo dei lavoratori che sta procurando della nuova povertà, quindi andremo incontro anche a un problema sociale. In Abruzzo la situazione è delicata, per il sindacato servono interventi per ridurre la pressione fiscale, servono salari più robusti, incentivando il rilancio del mercato interno. In tutto questo l'UGL ritiene che i lavoratori debbano partecipare alla conduzione aziendale, tagliando la burocrazia, ammodernando il territorio, realizzando infrastrutture, valorizzando il risparmio, concedendo crediti a chi lavora e a chi crea occupazione. In Abruzzo la situazione dell'automotive è piuttosto grave, c'è stata una déblack soprattutto nella Val di Sangro a causa della chiusura della Sevel, anche l'industria tessile ha subito uno stallo piuttosto importante, quindi è doveroso da parte nostra chiedere che si attenzioni il problema lavoro e in questo momento lavoro legato alla produzione.